Ciao a tutti, vediamo come rendere speciale l'inizio della giornata per noi o per i nostri cari. Ho pensato di personalizzare questa semplice tazzina in vetro con una scritta buon caffè, buona giornata. Inizio col fissare questa scritta all'interno della tazzina con un po' di carta gommata. Successivamente applico anche al piattino la scritta buona giornata. Inizio dall'incisione della tazzina con una fresina diamantata e un trapanino molto preciso che ruota ad alta velocità. Seguo il testo che voglio incidere sul vetro. All'inizio faccio tutto il bordo, poi tolgo la scritta, la carta. Metto all'interno un tovagliolo colorato, in particolare di rosso, per vedere bene il contrasto, e poi vado a riempire la scritta, le lettere, sempre con la fresina diamantata. È un lavoro di pazienza, ci vuole un po' di tempo, ma alla fine il risultato è davvero gradevole. Se il trapanino non ha delle vibrazioni particolarmente accentuate, si riesce ad essere molto precisi, come in questo caso, per evitare sbavature. Inoltre non fisso al tavolo con plastilina o altri metodi la tazzina, ma la tengo in mano e la giro a seconda di come mi trovo più comoda, a seconda anche del tipo di lettera che devo andare ad incidere. Io per comodità tendo a togliere la polvere con il dito, ma si può fare benissimo con un pennello. Ecco, una volta fatta la tazzina, vediamo un bellissimo risultato, posso passare al piattino. Qui si può notare che la scritta buona giornata è stata leggermente curvata, proprio per seguire la forma del piattino. Se avessi messo una scritta dritta, non sarebbe stata ben aderente alla forma rotonda del piatto. Il procedimento è sempre lo stesso. Anche in questo caso, una volta terminato il contorno, stacco il pezzettino di carta così vediamo bene il contrasto sul tovagliolo rosso e posso andare a riempire
la scritta, quindi le lettere. Ecco, vediamo il risultato finito. Buon caffè e buona giornata, ma avrei potuto scrivere anche il nome di una persona, di un amico, per augurare una buona giornata e un buon caffè. L'effetto è davvero piacevole, da un semplice
piattino, una semplice tazzina in vetro, abbiamo creato un oggetto speciale. E vediamo il risultato con un caffè vero e proprio. Il contrasto del colore scuro del caffè con la scritta è davvero carino. Vi ringrazio per l'attenzione. Se siete interessati all'incisione su vetro, vi consiglio il libro La tecnica dell'incisione su vetro con mini trapano. Troverete sicuramente tanti suggerimenti per le vostre creazioni. Lo trovate presso l'editore Libri Sandit o nelle librerie e su internet o nei negozi online. Vi aspettiamo per i prossimi video. Visitate il nostro sito Elettronica Didattica e iscrivetevi al canale per restare sempre informati e vedere cosa faremo in seguito. Ciao a tutti, a presto!